Eccoci qua al Bar Gigio. Dunque, mettiamo subito le cose in chiaro. Vedere giocare l'Italia di Mancini, una triste amichevole vinta per 3-1 con l'Albania, ci ha messo molta molta malinconia e anche un po' di rabbia. Mancini ha lanciato e convocato tanti giovani, c'è il recordman Pafundi, ci sono i tre gol contro la formazione allenata da Edi Reia, ma c'è tanta rabbia perché domenica inizia il mondiale, l'Italia non c'è per la seconda volta, non eravamo già entrati a Russia 2018 e cosa ci resta della triste eliminazione a Qatar 2022? E non ci resta nulla purtroppo, ci resta la rabbia e l'amarezza perché abbiamo visto che dopo le tante parole, dopo i tanti propositi non è stata fatta ancora mezza riforma per migliorare il calcio italiano. Sono tutti lì al loro posto, a partire da Roberto Mancini, che è stato il protagonista negativo in assoluto della mancata qualificazione. Va bene, andiamo oltre e vogliamo parlare del delirio patologico di onnipotenza di José Mourinho. Gara con il Torino pareggiata al 94esimo con una fortuna incredibile. Ecco, Mourinho si fa espellere perché insulta in modo molto molto pesante, molto volgare l'arbitro Rapuano, becca due giornate di squalifica, ma il Mourinho show continua perché negli spogliatoi ne ha per tutti e sicuramente non c'è un'autocritica come gioca i risultati della sua squadra. Intanto chiede provocatoriamente quanti punti avrebbe fatto la sua squadra nelle ultime sei partite se ci fosse stato Dybala, che è tornato nella parte finale col Torino, ha messo sicuramente brillantezza, ma ha detto che gli altri giocatori invece dovrebbero fare tutti autocritica. Ma come, li allena lui, è pagato profumatamente e praticamente apprezza solo Dybala, gli altri vuol dire che non li allena. Poi ha stuzzicato Abraham dicendogli che deve considerarsi un privilegiato a fare questo mestiere. Sull'arbitro, dopo averlo insultato ed essere stato espulso, ha fatto anche dell'ironia, ha detto: non voglio dare un giudizio tecnico su come arbitrato, facendo capire che sarebbero state solo cose negative. Ma un po' di autocritica da parte di Mourinho? Vabbè, niente, la società passiva. Non dimentichiamo che l'allenatore portoghese aveva appena fatto fuori il povero Karsdorf, costretto a scappare dalla capitale, che sarà ceduto a gennaio, mettendolo alla agonia pubblica. Sono sempre tantissimi gli argomenti al bar settimanali. Vogliamo parlare dell'AIA, del mondo arbitrale scosso all'interno del suo sistema, a figurarsi poi la serenità che possono avere gli arbitri e la tranquillità e la credibilità anche sul campo. Pensate che il procuratore dell'AIA, quello che doveva decidere sulle sanzioni disciplinari tutto, Rosario D'Onofrio, detto Rambo, è stato arrestato per traffico internazionale di droga dopo un'inchiesta della DDA di Milano. C'è stato consiglio federale. E come al solito in Italia si cerca sempre di salvare capre e cavoli, perché il mondo dell'AIA non è stato commissariato dal presidente Gravina, è stata solo spostata la giustizia arbitrale, è stata trasferita alla giustizia federale sostanzialmente. Però io mi chiedo come Rosario D'Onofrio potesse essere lì in quel ruolo, perché lui nel maggio del 2020 venne arrestato per detenzione di droga, aveva 40 kg di hashish nei pressi di Linate. Bene, nel marzo del 2021 era ai domiciliari, è diventato capo della Repubblica dell'AIA e addirittura a luglio ha vinto il premio Concetto Lobello come migliore dirigente. Ma vi rendete conto in che mondo siamo? E siamo in un mondo che praticamente è stato fotografato in modo inquietante, magari da addetto ai lavori qualche sospetto c'è sempre stato, è stato fotografato in maniera inquietante dal presidente del CONI in Malagò, che col calcio ha avuto molto a che fare, visto che è stato anche commissario della Federcalcio. Bene, Malagò in un'intercettazione sull'indagine per le tangenti dei diritti TV poi archiviata, tra le altre cose, in due conversazioni distinte, cosa ha detto? Virgolettato, che i presidenti della Serie A sono dei delinquenti veri, che la Lega di Serie A per fortuna è un'organizzazione di diritto privato, perché se no li avrebbero arrestati tutti per il discorso relativo alla spartizione dei diritti televisivi, eccetera, discorso economico,
che Preziosi, l'ex presidente del Genoa, è un vero pregiudicato e che Rotito è il capo e che Juventus e Roma sono colpevoli quanto Rotito perché sono diventati complici delle sue avventure. Beh, insomma, fuori dai mondiali per 2 anni, stadi, affezione del pubblico fermissima e poi queste dichiarazioni. La situazione degli arbitri. Beh, intanto ve lo dicevo in apertura, no, di bar, domenica 20 alle 17 con Qatar e Ecuador iniziano i mondiali. L'Italia per la seconda volta, l'abbiamo detto, è fuori, riforme, niente. E, insomma, il calcio italiano assomiglia sempre più a quelle brutte cose che avete appena sentito. Purtroppo, buon mondiale a tutti. Ciao.